Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Come vi sarete accorti, oggi la ripresa è un po' strana, un po' diversa dal solito, perché voglio provare a riprendere col telefono. Sto cercando una telecamera compatta da comprare. Ne ho trovata una che voglio prendere per il mio compleanno, che è tra 2 giorni. Probabilmente quando pubblicherò questo video sarà già passato. Voglio provare un attimo a vedere se mi piacciono le riprese che vengono col telefono, così magari se mi piacciono abbastanza evito di comprare la macchina fotografica nuova. Detto questo, come vi avevo detto nello scorso video, questo sarà un video dove rispondo alle vostre domande, quindi un Q&A. Vi ho chiesto di farmi domande con l'hashtag AskGinevra e me ne avete fatte tantissime e quindi non credo di riuscire a rispondere a tutte quante le domande che mi avete fatto perché sono davvero troppe e questo video verrebbe stralungo. Quindi direi di iniziare subito, prendo il computer che... La prima domanda mi è stata fatta da Senza Nome, che mi chiede: perché ti chiami Ginevra? C'è un motivo particolare? Ti piace il tuo nome? Un bacio. Allora, mi chiamo Ginevra perché a mia mamma piaceva un sacco la storia di Re Artù. E quindi per questo motivo mi hanno chiamato Ginevra. Mi piace un sacco il mio nome, sono contenta di chiamarmi così. E niente, ho risposto. Che voto hai in inglese quest'anno? Ho 10, cioè in realtà sì, dovrei avere 10 teoricamente, speriamo di avere 10. Come vorresti che fosse la tua vita da grande? Casa ideale? Un bacione, sei fantastica. Ciao Giulia, la mia vita da grande, sinceramente non lo so, ovviamente voglio un lavoro abbastanza buono, insomma, con cui posso guadagnare abbastanza e con cui possa comprare una bella casa, diciamo, non un appartamento, ma una casa magari come la mia di adesso. Allora, di in 3 parole la tua esperienza in America. Per descrivere tutto in 3 parole non è possibile, però posso dire le cose più belle che ci sono state in 3 parole e sono prima di tutto la famiglia, la scuola e gli amici. Cosa mi manca di più dell'America? Ovviamente queste 3 cose, ma anche il cibo mi manca tanto. Sì, sono grassa, lo so. Mi puoi salutare? Ciao Sofia. Un bacione, sei bellissima. Grazie Sofia. La prossima domanda mi è stata fatta da Benedetta che chiede: a volte ti capita ancora di pensare in inglese? Sì, mi capita. A volte non lo so, mi prende. Poco, però mi capita. Ti adoro, mi saluti, mi chiamo Benedetta. Ciao Benedetta. Denise mi dice: volevo chiederti una cosa sulla maturità. La tesina su cosa la farai? Allora, la tesina l'ho già fatta, l'ho fatta su Steve Jobs. Devo solamente fare qualche ritocchino e scrivere la mappa concettuale da dare ai professori. Comunque l'ho già fatta. Come sei messa con lo studio? Con lo studio diciamo che ancora un po' indietro sono. Un bacione, sei fantastica, grazie Denise. Anna Iorio, mi piace il tuo cognome, Anna. Quali sono le tue canzoni preferite? Allora, per questa domanda ti indirizzo ad un video che ho già fatto un po' di tempo fa, in cui dicevo tutte le mie canzoni preferite. E lo vedrai apparire sullo schermo da qualche parte. E quindi, insomma, passiamo alla prossima domanda. Antonia mi chiede se farò un altro video outfit. Penso proprio di sì, Antonia. Sì, guarda, io penso il prossimo video sarà proprio un video outfit particolare perché sarà ispirato a qualcosa che ancora non posso dirti, quindi vedrai. Ti mancava il cibo italiano in America? Ti piaceva il cibo lì? Allora, il cibo italiano ovviamente mi mancava la pasta, mi mancava mangiarla ogni giorno, mi mancava anche gli orari dei pasti perché lì erano molto sballati, diciamo. Però mi piaceva anche un sacco il cibo là. Molte cose mi piacevano, soprattutto il cibo messicano, che mi manca anche un sacco e quindi non vedo l'ora di tornare in America quest'estate per mangiarlo un'altra volta. Alessia mi chiede che lavoro vorrei fare. L'università? Allora, l'università mi sono già iscritta, faccio il Politecnico di Milano, indirizzo ingegneria elettronica e delle telecomunicazioni, e come lavoro non lo so, qualunque cosa mi capiti, comunque una cosa adeguata per il mio piano di studi, quindi insomma l'ingegneria. Mi piacerebbe programmare cose, programmare software e cose del genere. Ok, non riesco a leggere il tuo nome. Comunque questa ragazza mi chiede che lavoro fanno i miei genitori, cioè i tuoi. Allora, mio babbo è un ingegnere elettronico e mia mamma in realtà non ha un vero e proprio lavoro, lei fa diversi lavoretti e
estetista e quindi alcuni giorni della settimana vado a fare l'estetista a casa, a domicilio, diciamo. Ed è anche un'animatrice per i compleanni e per feste tipo matrimoni, comunioni, cose del genere, quindi spesso la chiamano, quasi ogni giorno anzi la chiamano per andare a fare animazioni a un compleanno o comunque a una festa. Elena mi chiede quanti e quali sport hai praticato. Allora, la prima cosa che ho fatto mi pare sia danza, però non sono sicura. So che danza non è uno sport, però insomma per me è come uno sport perché ho sempre praticato danza. Ho fatto ginnastica artistica per uno o forse due anni, forse meno, non lo so. Ho fatto nuoto per 3-4 anni, credo. Tutto questo insieme alla danza, non ho mai smesso danza. E poi ho fatto atletica l'anno scorso, cioè ho fatto atletica e corsa di fondo in pratica l'anno scorso, e comunque ogni anno da gennaio, febbraio fino ora a maggio, fine maggio, giugno mi alleno sempre, corro sempre per la staffetta che facciamo qui nel mio paese. Tizia mi chiede, ah Tizia qualunque mi chiede, pensavo fosse il tuo nome, è un periodo bello o niente? Allora, sappiamo tutti che è il periodo della fine della scuola, quindi dovrebbe essere bello, però io sono in quinta, quindi ahimè ho la maturità, perciò non è per niente un periodo bello. Marlene Di Bello mi chiede, serie TV preferita? Allora, partiamo dal fatto che io ho visto solamente due serie TV in tutta la mia vita. La prima è stata Lost, che non ho finito perché era troppo lunga. La seconda è stata 13, che ho finito perché era solamente composta da 13 episodi. E adesso che so che è uscita pure la seconda, che sta per uscire la seconda stagione, non credo che la guarderò perché non ho voglia io di guardare le serie. Già con 13 è stata dura, ve lo dico. E quindi tra le due ho preferito Lost, sinceramente. Con quanto sei passata agli esami di terza media? Ti sei pentita di aver scelto lo scientifico? Sport preferito? Che genere di libri leggi? Oddio, quante domande mi hai fatto? Allora, terza media sono passata con 10. Non mi sono pentita di aver scelto lo scientifico. Il mio sport preferito è la danza. Che genere di libri leggo? Quelli che mi dà il prof di italiano, quindi insomma, capite. Love you too e ti saluto Margherita, ciao insomma. In che stato avresti voluto passare il tuo anno all'estero? In quale invece non saresti voluta capitare? Ho sempre detto che il mio sogno sarebbe stato andare in California. Era proprio un sogno che ho sempre avuto. Poi ci sono stata comunque con i miei genitori dopo, quindi insomma sono contenta. Sapevo già che non sarei mai capitata in California, quindi insomma mi ero già messa l'anima in pace. Comunque io ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto capitare in uno stato conosciuto, ovvero in uno stato in cui il nome era conosciuto, uno stato con caratteristiche particolari, e soprattutto mi sarebbe piaciuto capitare o al sud o al nord, anche perché quelli sono gli stati più conosciuti e più che si differenziano di più dal centro, dove ci sono stati tipo, non so, il Missouri o cose del genere che hanno un clima e l'ambiente insomma molto simile all'Italia. A me sarebbe piaciuto insomma cambiare completamente. Non sarei voluto mai capitare in stati come le Hawaii e l'Alaska. Non perché non siano belli, ma anzi sono forse due degli stati americani più belli, ma perché appunto il mio sogno era quello di viaggiare e andare in più stati americani possibili. E quindi se fossi capitata in Alaska o alle Hawaii sarei giusto stata confinata lì, non avrei potuto viaggiare e visitare altri stati. Sono molto contenta di essere capitata in Texas perché sia perché è uno stato con determinate caratteristiche, ovvero i cowboy, il cibo messicano, tutte queste cose ganze, perché è uno stato del sud e quindi con un clima diverso dal nostro, e perché è vicino ad altri stati americani e quindi ho potuto viaggiare e visitare altri stati. Cecilia mi chiede come vorrei chiamare mia figlia o mio figlio. Sinceramente non ne ho idea. Non voglio dargli comunque un nome troppo usato, troppo comune. Non mi piacciono i nomi comuni. Rifaresti l'esperienza dell'anno all'estero? Se sì, con un'altra famiglia o la stessa? Ciao Ginevra. Ciao Claynet. Allora sì, rifarei mille volte la mia esperienza all'estero. Con la stessa famiglia assolutamente, mi sono trovata molto bene con loro. Se sei un exchange student non rischi di perdere un anno di scuola italiana? Per esempio se vai al classico non ci sono il greco e il latino all'estero. Tu come hai fatto? Sei riuscita a non venire bocciata? Allora non puoi venire bocciata se fai l'anno all'estero, perché c'è proprio una regola
pubblicata, non lo so, dal ministro dell'istruzione, credo, che dice che gli exchange students devono essere per forza ammessi alla quarta superiore in pratica. No, alla quinta, scusate. Quindi, qualunque cosa la tua scuola faccia, non ti possono bocciare. Di solito ti fanno recuperare tutte le materie che tu non hai fatto l'anno prima. Poi ti fanno una specie di esame. A me non l'hanno fatto così, ma solamente alcune materie come italiano, latino e arte mi hanno interrogato, diciamo, quando volevano loro. Quando ero in America, come vi organizzavate con i soldi? Per esempio, al ristorante, chi pagava? Allora, di solito pagavo sempre io per le mie cose, a parte quando andavamo al pranzo, a cena fuori, insomma io mi offrivo di pagare, ma mi pagavano sempre loro. Qual è stato il viaggio più bello che ha mai fatto? Ovviamente scontatissimo il viaggio che ho fatto con i miei sulla Route 66 l'anno scorso. Credi esista la vita in altri pianeti? Allora, sinceramente sì, penso di sì. Non nella nostra galassia, però in altre galassie secondo me può esistere. Io non credo molto di solito a queste cose molto particolari, diciamo, però credo alla scienza e quindi anche secondo me esiste. Ciao Ginevra, perché non provi casting della scuola di amici? Sei bravissima a ballare. Allora, non li provo perché tanto, cioè, non ha proprio senso. Sono brava a hip hop, giusto hip hop, poi per il resto. Come mai non metti l'apparecchio? Che domanda è? Stai dicendo che ho i denti storti o cosa? In realtà io l'apparecchio l'ho messo, ce l'avevo dalla prima o seconda, no, dalla, l'ho tenuto per tutta la seconda superiore, mi sa, non ricordo bene, forse prima e seconda, forse solo seconda, no, per un anno l'ho tenuto, però non ricordo quando. C'è un giorno che repiti il più bello della tua vita? È dura questa, non saprei. Sicuramente ci sono stati diversi giorni molto belli, soprattutto l'anno scorso ci sono state esperienze bellissime, proprio irripetibili ovviamente, come il prom, la graduation, che sono stati giorni molto ma molto belli, diciamo. Però non saprei scegliere un giorno più bello della mia vita, sinceramente. Questa era l'ultima domanda in cui risponderò a questo video. Mi scuso ancora se non sono riuscita a rispondere a tutte le vostre domande, ma ve l'ho detto, erano davvero tantissime, quindi è stato proprio impossibile. Detto questo, niente, vi mando un bacione, vi do l'appuntamento al prossimo video. Come sempre, cioè come ultimamente è successo, non so quando sarà, spero presto, e quindi sì, insomma, vi mando un bacione. Se anche voi avete la maturità, in bocca al lupo anche a voi, e sì, siamo